Segretario Robol, una brutta sorpresa questa mattina quando è arrivata nella sede del PD. Sì, una bruttissima sorpresa, una sorpresa, direi, sorpresa non è neanche la parola giusta, insomma, un gesto che va assolutamente condannato, è preoccupante perché, insomma, rimanda a un atto forte di violenza, la volontà chiaramente di manifestare le proprie opinioni, però nel modo sbagliato. Non è la prima volta che succede in Trentino una cosa del genere nelle sedi, insomma, dei partiti. Ma è anche da ricordare che ci sono stati, mi pare, nel recente passato, non tanto di fronte al partito, ma situazioni più o meno simili. Ricordo un episodio alla Mecatronica, se non ricordo male, qualche mese fa, forse davanti anche a un assessorato della provincia. Insomma, io credo che i ragionamenti che vengono riportati, insomma, la volontà di esprimere queste legittime anche opinioni, però, ripeto, conforme, assolutamente deprecabili e da condannare, siano sempre le stesse, cioè riconducibili alle stesse persone. Tuttavia è la prima volta che io ho memoria di un atto così forte di fronte alla sede del Partito Democratico del Trentino. La sede di Rovereto è stata di recente, anche in passato, più volte imbrattata con colore, insomma, che comunque è un atto deprecabile, però mi pare che l'escalation del messaggio di violenza sia molto più forte in questo caso e per questo anche più preoccupante. Qualche sentore, ho sentito avete parlato di volantini che sono arrivati, Sì, insomma. sono stati lasciati dei volantini che richiamano un po' a quello che sta succedendo, insomma, anche nel resto d'Italia, gli episodi di Torino, mi riferisco, insomma, anche a altre città, Firenze, Roma. Poi i volantini, per la verità, io non sono neanche arrivata a vederli perché poi sono stati subito portati via dalle forze dell'ordine, dalla scientifica, eccetera. Si richiamano anche, insomma, il salvataggio di alcune persone specifiche, sappiamo che ci sono anche dei processi in corso in questo momento, però ecco, ripeto, un conto è manifestare un desiderio, un'opinione più che legittima, un conto è venire e con un atto così forte di violenza mandare un messaggio ad un partito politico che quasi fosse responsabile della cosa che non credo proprio sia così.